Le associazioni Progetto Noemi e Due Ali per Pescara hanno collaborato per la raccolta di fondi da destinare all'acquisizione di sonde ecografiche per la diagnostica cardiologica pediatrica da donare alla ASL di Pescara. Questo ha permesso all'unità operativa pediatrica dell'ospedale di avviare l'attività di cardiologia pediatrica con la relativa ecocardiografia che mancava nell'offerta assistenziale del reparto, rendendo così necessario ricorrere al centro specializzato di Ancona. Questa donazione, che consiste di due sonde, quindi due strumenti e il relativo software, integrano un ecografo di proprietà dell'azienda che l'azienda ha comprato recentemente per il reparto, ampliandone la funzionalità per poter fare degli esami per il cuore, che ha bisogno di una sonda, di una o più sonde specifiche e di un software che gestisca queste sonde. Questo ha dato la possibilità di rendere immediatamente operativa una competenza nuova che nel gruppo della pediatria di Pescara si è creata, perché a seguito di un recente bando di mobilità è venuto a lavorare con noi un medico che aveva già delle competenze formate per fare il cardiologo pediatra, e a quel punto abbiamo capito che avere rapidamente queste sonde, questo software, avrebbe permesso di sfruttare le competenze di questo medico, quindi nel giro di qualche settimana far partire un'attività che prima non c'era. Grazie al sostegno, alle donazioni, a chi crede nel progetto Noemi, siamo riusciti anche questa volta ad essere concreti, a far sì che le fragilità pediatriche potessero avere una risposta. Noi come progetto Noemi siamo accanto a tutte le fragilità pediatriche, sia su Pescara, su Chieti o chi ha bisogno. Ormai Noemi è diventata portavoce di centinaia di realtà, quindi il coraggio è, in primo luogo è l'essenziale, perché avere il coraggio di mettere in atto delle decisioni programmatiche innovative portano comunque al futuro. Deve in Abruzzo, nella parte sanitaria e assistenziale abruzzese, deve prevalere sicuramente il coraggio nel rispondere alle difficoltà gravissime.